Per questo ringrazio la presenza del capogruppo Max Romeo, del sottosegretario Lucia Borgonzoni, che ha seguito personalmente la vicenda, e del sindaco di Deruta Michele Toniaccini, che qui nella duplice veste di sindaco di una delle città più note nel mondo per la ceramica e anche di rappresentante dell'Associazione Nazionale Città della Ceramica, visto che l'emendamento viene di cosa si tratta e qual è stato il risultato raggiunto, ma insomma sono stati tanti gli argomenti, a partire per esempio dallo sbloccare numerosi fondi legati all'avanzo d'amministrazione per quanto riguarda tanti comuni nel nostro paese, quindi questo sicuramente è una notizia molto positiva rivolta a tutti gli amministratori, a testimonianza che noi siamo vicini alle amministrazioni comunali. Poi in questo periodo dove si parla spesso della RAI e si fanno polemiche sulla RAI, nel mille proroghe noi abbiamo pensato bene di sbloccare quelli che sono i fondi delle emittenti locali, anche qui vicino al territorio, che purtroppo senza un aiuto, un sostegno, un periodo anche di difficoltà economica, difficilmente riescono a stare in piedi, quindi una direzione ovviamente di tutela di quelli che sono anche tanti lavoratori, perché quando si dice poi che la Lega non pensa al mondo del lavoro, in questo caso noi abbiamo aiutato 5.000 lavoratori, abbiamo evitato il licenziamento di 5.000 lavoratori, quindi tutelando il posto di lavoro, quindi è fondamentale. Poi ci sono tante altre realtà, io personalmente sono di Monza, ci tengo a ricordare il salvataggio del Gran Premio di Monza, c'era un piccolo inghippo burocratico legato alla legge Madia che rischiava di impedire all'ACI e alle società che gravitano intorno di poter onorare l'impegno legato al pagamento del Gran Premio alla società che poi ovviamente garantisce il Gran Premio di Formula 1, quindi sono tanti gli aspetti che abbiamo affrontato, però l'importante è sempre stato il fondamentale è il passaggio della vicinanza e la tutela di quelle che sono le nostre realtà territoriali. Cioè noi siamo a Roma, è vero, probabilmente per tanti cittadini siamo anche un po' lontani, però siamo sempre con la testa, con il cuore vicino ai nostri territori. Quindi ogni occasione che il Parlamento ci darà, ovviamente con i vari decreti, con i vari disegni di legge, di poter inserire degli emendamenti, degli interventi che vanno nella direzione della tutela del nostro territorio, questo io penso che noi non perderemo quell'occasione. Nella fattispecie è molto importante perché sembrerà un tema, però il tema della ceramica, il tema della tutela di tanti piccoli produttori artigiani, perché noi l'abbiamo detto, l'ha detto anche Matteo Salvini, noi tuteliamo soprattutto i piccoli. Troppo spesso in passato si è pensato solo ai grandi e si è fatto finta di niente invece dei numerosi piccoli problemi, perché poi i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani costituiscono per il 90% l'ossatura del nostro tessuto economico e quindi è importante un occhio di riguardo. Quindi complimenti a tutti, poi vabbè, ovviamente voi entrerete nel dettaglio, mi scuso se per ragione ovviamente di tempo devo poi scappare, però sono molto onorato di essere presente a questa conferenza stampa e un saluto e un ringraziamento a tutti quanti. Grazie. E questo è proprio uno degli esempi in cui la vicinanza ai territori ha dato i suoi frutti, anche perché eravamo a un incontro, molti si chiederanno, qualcuno si è chiesto come mai per un emendamento di questo tipo che riguarda l'artigianato, c'ha delle implicazioni sul piano della salute, ci ha pensato in prima persona il sottosegretario ai beni culturali, perché il sottosegretario ai beni culturali Lucia Borgonzoni è presente sul territorio e nel corso di un incontro, ma di questo diranno successivamente Michele Toniaccini e Lucia Borgonzoni, è emerso il problema. Nello specifico l'emendamento riguarda, per andare nel tecnico prima di tornare agli aspetti anche di prospettiva, perché in questa serie daremo anche qualche idea per il futuro, noi ci siamo trovati in questa situazione. Tutto il comparto della ceramica, che raccoglie centinaia e centinaia di aziende in Italia, sono 41 le città che aderiscono all'associazione Città della Ceramica in Italia, all'interno di Res Tipica, le città di prodotto dell'ANCI, si sono trovati a dover fare i conti con il decreto legislativo 29 del 2017 che ha recepito una normativa europea. Molti dei problemi che abbiamo in Italia partono dall'Europa, perché non sempre
riusciamo e abbiamo fatto sentire la nostra voce. In particolare l'articolo 6 prevedeva l'obbligo per tutti gli artigiani di comunicare alle aziende sanitarie locali competenti per territorio il fatto di produrre questo tipo di manufatti. Per un problema di comunicazione e promozione da parte delle associazioni di categoria e anche insomma per il fatto che molte piccole realtà conduzioni familiari non hanno il tempo di star dietro a tanti adempimenti burocratici, il termine è scaduto il 31 di luglio del 2017 senza che molti avessero provveduto a comunicare, con il rischio di pagare multe anche salate dai 1.500 ai 9.000 euro all'azienda e poi essere costretti di fatto ad autodenunciarsi in caso di comunicazione. Noi abbiamo previsto 4 mesi di tempo nel corso dei quali ci sarà un'azione sia da parte delle amministrazioni, ci auguriamo, che da parte delle associazioni di categoria di sensibilizzazione, e questo permetterà alle aziende di poter proseguire la propria attività in regola con la legge senza subire conseguenze. Non basta questo, perché servirà ovviamente portare in Europa e far valere la peculiarità e la tipicità di molti prodotti italiani, a cominciare da questo, lo dicevamo con una battuta in aula, ma una battuta che dice la verità: non si può paragonare un piatto di ceramica artistica prodotto da maestri artigiani a scodelle in ceramica bianche un po' tristi prodotte su scala industriale magari in qualche altro paese europeo. Questo è l'esempio tipico di quello che diciamo noi: non è che serva più o meno Europa, serve più Italia in Europa per difendere le nostre produzioni. Lascio la parola a Michele Toniaccini e le conclusioni ovviamente al nostro sottosegretario Caterpillar Lucia Borgondoni. Sì, buongiorno a tutti. A nome della comunità derutese e degli artigiani di Deruta e soprattutto dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, desidero rivolgere un caloroso ringraziamento al senatore Luca Brizzarelli, alla sottosegretario Lucia Borgondoni per lo straordinario risultato raggiunto. Un risultato che passerà veramente alla storia e sarà accolto come un'impresa da parte di tutti gli artigiani italiani, perché letteralmente salva quelle piccole e piccolissime imprese a cui faceva riferimento il capogruppo, che si trovano a combattere con una crisi economica che purtroppo ancora è presente in questo settore e oggi messo a dura prova anche da questa normativa che prevede sanzioni elevatissime. È un primo traguardo importante in un percorso lungo che sicuramente sarà caratterizzato da altri ostacoli, ma con lo spirito di collaborazione, con la sensibilità dimostrata dal senatore Brizzarelli in modo particolare e dal sottosegretario Borgondoni, sono convinto che riusciremo a vincere altre battaglie e a riportare nel settore ceramico, artistico, quella serenità di cui i nostri artigiani hanno bisogno per continuare questa tradizione artistica che ha reso Deruta famosa in tutto il mondo e che ha caratterizzato il Made in Italy nel mondo. È un traguardo importante, è un traguardo che ci consente di guardare avanti con una prospettiva positiva, non solo a Deruta ma anche nelle altre città della ceramica che sono presenti, così come il Comune di Deruta, nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, che oggi ho il piacere e l'onore di rappresentare per l'occasione. E per questo vorrei leggere una breve nota inviata dal Presidente nazionale di AICC, Massimo Isola, che per motivi istituzionali non è potuto essere presente a questa conferenza stampa. Se mi consentite, io leggerei questi brevi passaggi. AICC, Associazione Italiana Città della Ceramica, è una rete di città, soprattutto piccole e medio-piccole, che illuminano con i loro smalti e le loro forme tutta la penisola. Siamo presenti in ogni area del Paese e da quasi 20 anni affianchiamo produttori, artisti e musei ceramici nel loro quotidiano. Stimoliamo il movimento internazionale degli artigiani, il dialogo tra arte e artigianato, la contaminazione tra stili e saperi.
Soprattutto però lavoriamo affinché le questioni ceramiche abitino con regolarità il dibattito pubblico. Come AICC siamo impegnati per la difesa e la promozione botteghe e degli artigiani italiani della ceramica. Il tema del MOCA è quindi per noi una priorità. Siamo contenti che ci sia stata un'apertura da parte del Parlamento che, posticipando i termini di applicazione dei nuovi codici, va incontro a esigenze cresciute nei sistemi produttivi della nostra città. È la tappa di un percorso che vogliamo fare insieme a tutti i livelli, quindi continuiamo a discutere e a confrontarci sui temi reali per il Paese. Il sindaco di Deruta, una delle città chiave del nostro sistema nazionale, potrà entrare ulteriormente nel dettaglio. Colgo infine l'occasione per invitarvi tutti nelle nostre 40 città della ceramica e per segnalarvi due momenti nazionali nei quali sarà possibile comprendere quanto l'artigianato ceramico italiano sia un elemento vivace e produttivo. Il primo è Argilla Italia, Festival Internazionale della Ceramica e Mostra Mercato che si terrà a Faenza i prossimi 31 agosto, 1 e 2 settembre con 250 ceramisti provenienti da tutto il mondo. Il secondo è in realtà un progetto che stiamo portando avanti da oltre un anno grazie al supporto del MISE insieme a Confindustria Ceramica, MIC Faenza e Centro Ceramico di Bologna. Si chiama Mater Ceramica ed è una mappatura di tutto il sistema della ceramica italiano da un punto di vista artigianale ma anche industriale, artistico e museale, i cui risultati saranno visibili in un portale web, un atlante e una guida turistica che sono in corso di realizzazione. Presidente AICC Massimo Isola. Io con questo ringrazio nuovamente, dando appuntamento a Deruta per fare il punto della situazione con i nostri artigiani ceramisti e per continuare insieme con questa grande sinergia, con questo grande spirito di collaborazione che ci ha contraddistinto in questi primi mesi in cui abbiamo preso a cuore insieme questa problematica, potremo tranquillamente svolgere nei primi mesi di settembre. Grazie veramente a nome di tutto l'artigianato artistico italiano e mondiale per questa straordinaria traguardo che è stato raggiunto. Grazie. Grazie a te Michele per la segnalazione, ma insomma senza Lucia, io questo lo devo dire, non avremmo portato a casa l'emendamento, perché se l'era preso veramente a cuore, quindi è giusto che concluda lei anche con le prossime idee per il futuro. Ringrazio tutti, ringrazio voi in primis per avermi fatto scoprire un'altra faccia, un'altra parte di quello che è la ceramica artigianale artistica, perché io vengo ovviamente da una regione dove c'è anche la sede dell'associazione, però di Deruta conoscevo veramente poco. Ho fatto questa bellissima visita, lì ho incontrato gli artigiani locali disperati proprio per questa normativa, una normativa europea come tante normative che arrivano, che vanno a colpire nel mucchio, come si suol dire, non vanno a distinguere quello che può essere la produzione industriale da quella che è la produzione artigianale artistica, che contraddistingue la nostra nazione, che noi dobbiamo tutelare in tutti i modi, perché è quello che in realtà sono le nostre tradizioni, le nostre origini, e è quello che ci rende grandi nel mondo. Perché io una frase che ripeto sempre ultimamente è che noi come Italia, il brand Italia, piace tanto fuori, ci piacciamo spesso un pochino meno noi e difendiamo meno noi quello che in realtà è un'unicità che magari ci riconoscono altri, per cui questo è solamente uno dei passaggi. Questo, quando sono stata a Deruta, l'avevo detto, il primo passaggio era quello di salvaguardare, non far chiudere decine e decine di piccole attività, perché voglio ricordare che una multa da 3.000, 4.000, 5.000 euro per un'attività dove lavora all'interno una persona, con anche la tassazione, la crisi economica, tutto quello che ha vissuto il nostro paese negli ultimi anni, vuol dire chiudere. Non è che vuol dire magari va bene, inizio a guadagnare un mese dopo, vuol dire chiudere per molti. Però questo è il primo passaggio. Poi io credo che bisogna aprire un ragionamento su come riuscire a scindere da quello che sono direttive nazionali, che vanno bene per la grande produzione, quello invece che è l'artigianato, in questo caso artigianato artistico, che è legato a certe produzioni come quello della ceramica. Questo sicuramente è un passaggio più complesso di quello che abbiamo fatto finora, che alla fine
con caparbietà l'abbiamo portato avanti, ma è stato anche più semplice di come sembrava all'inizio, perché prima di noi i nostri predecessori non l'avevano fatto. In realtà abbiamo dimostrato che era una cosa fattibile. L'altro è un pochino più complesso, però penso che si possa iniziare questo ragionamento, e lo farò sicuramente come Ministero dei Beni Culturali, e come Ministero penso che dovremmo iniziare anche a promuovere quello che sono le nostre ceramiche artistiche in tutti quelli che sono gli istituti all'estero, istituti che è una delega che ha tenuto il Ministro, però che so che vuole ampliare e vuole usare come dovrebbero essere usati, cioè per portare l'italianità in tutti gli altri stati, fare scoprire qualcosa che magari per quanto grande rimane nascosto. Io voglio dire, sono andata a vedere un museo strepitoso, ho visto ceramiche bellissime che non hanno veramente niente da invidiare a quelle che vediamo esposte nei grandi musei del resto d'Europa o di tutto il mondo. Per cui questi sono i passaggi dopo che faremo assieme, e penso sì, questa sia una grande vittoria anche contro i detrattori che hanno attaccato tanto un sindaco che ci ha messo il cuore e che ha portato avanti una battaglia che è una battaglia di tutti gli artigiani d'Italia. Grazie, grazie. Allora, chissà, perché no, una mostra itinerante interattiva della ceramica negli istituti di cultura italiana all'estero potrebbe essere il prossimo traguardo da la prossima meta. La prossima meta, va bene. Se non ci sono domande, noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi traguardi che raggiungeremo. Grazie. Grazie.